Oggi è un consiglio importante, tema fondamentale che vede investita la nostra città, i lavoratori della nostra città e chiaramente noi come amministratori locali. È un tema che noi abbiamo voluto affrontare sin dall'inizio, non ci siamo mai nascosti, non abbiamo mai sfuggito a quello che è la realtà della multiservizi, una realtà che ad oggi effettivamente è drammatica, una situazione drammatica che noi abbiamo cercato di affrontare. Prego, consigliere. Nelle due sedute di Commissione Ambiente che abbiamo puntualmente convocato per in qualche modo sviscerare il problema della multiservizi, una sulle problematiche, sulle criticità globali all'interno dell'azienda e un'altra più nello specifico che andavano chiaramente a investire dei lavoratori che si occupavano del verde. Dico si occupavano perché purtroppo in questo momento non si stanno occupando più del verde ma del bidellaggio. Noi è una situazione che ci troviamo adesso ad affrontare, una problematica che giustamente questa amministrazione non può risolvere in due mesi, perché vedete cari colleghi, non abbiamo soltanto il problema della multiservizi, un Himalaya che questa amministrazione dovrà in qualche modo scalare per forza di cose, ma abbiamo problematiche enormi, invalicabili, come i canili, come l'ATAC, come il servizio giardini che ad oggi ha 166 operatori che si occupano del verde. Vedete, adesso dobbiamo risolvere queste piccole ma enormi criticità che hanno incancrenito questa capitale. Ecco, noi da subito ci siamo messi a lavorare, da subito ci siamo messi a sviscerare i vari problemi delle varie aziende, delle varie situazioni. Noi con la multiservizi abbiamo dato un indirizzo chiaro, certo vogliamo renderla di primo livello, sarebbe folle dire il contrario. Ecco, questa è la volontà ferma e determinata di questa amministrazione, una volontà che vogliamo portare a termine e non sono parole, non è fumo negli occhi quello che stiamo dando. Se Presidente, continuo il mio intervento, è chiaro cittadini che questo è un tema caldo, un tema che giustamente agita gli animi, ma questo lo sappiamo, questo lo sappiamo tutti e lo stiamo vedendo ed è per questo che oggi siamo qui in aula per affrontare questo tema ed è per questo che noi abbiamo convocato due commissioni ambiente proprio per sviscerarlo. Ecco, nessuno si sta nascondendo, questo deve essere chiaro e palese a tutti ed è anche chiaro che per risolvere i problemi che questa città sta cercando di trattare, problemi, malattie croniche apparentemente incurabili che vanno avanti da 20 anni, ed è chiaro che non si possono fare in 2-3 mesi, serve del tempo tecnico breve, ma chiaramente per portare in vita una situazione, le varie situazioni che questa città sta vivendo si richiede del tempo. Non stiamo chiedendo un intero mandato, stiamo chiedendo del tempo per affrontare e risolvere questo problema e insieme tanti altri problemi che questa città sta vivendo. Siccome è un problema che abbiamo discusso in commissione, è chiaro che c'è l'interesse di questa amministrazione, nessuno sta facendo melina, nessuno si è coperto con il cappotto ed è sfuggito dietro il vicolo, anzi l'abbiamo affrontata con i cittadini, l'abbiamo affrontata anche con il direttore della multiservizi, la stiamo affrontando con tutti gli attori in campo, abbiamo concordato con i lavoratori che avremmo presentato delle domande al direttore della multiservizi e questo è stato fatto, abbiamo ricevuto delle risposte, queste risposte non sono per noi esaustive, non ci piacciono perché per me non danno un segnale positivo a questa azienda. Queste risposte vogliamo riconvertirle in qualcosa di bello, di diverso. E l'unico modo è quello di trasformare questa azienda meravigliosa in un'azienda di primo livello. Ecco, noi con queste risposte di certo ritorneremo in commissione,
fin quando non vedremo questo problema una volta per tutte risolto, portato a casa. Deve essere una vittoria portata a casa insieme ai lavoratori, insieme ai cittadini, insieme a questa amministrazione. Noi dobbiamo valorizzare le figure che ci sono all'interno della Multiservizi, quello che non è mai stato fatto in questi anni, come nel servizio giardini, perché avere 166 operatori nel servizio giardini ed avere operatori a Multiservizi che dallo spazzamento delle foglie vanno a fare del bidellaggio, questa è una grande follia. Grazie, perché io qui vedo tanti teatri e tanti show, li vedo da tanti anni. Questo è il teatro dell'assurdo. Questa è quest'aula, in questo modo l'avete ridotta. Questa è l'aula Giulio Cesare, e qui bisogna dire la verità. Qui bisogna dire la verità, e questa è la verità. La verità è trasformare consigliere, un attimo solo, consigliere Diago. E lo consigliere onorato. I lavoratori. Ecco, c'è una volontà seria di portare a casa un risultato, e questo risultato deve essere portato a casa risolvendo questo problema della Multiservizi ed avere delle risposte puntuali e precise. Ecco, queste risposte a noi non piacciono, perciò riporteremo il problema nella Commissione Ambiente per affrontare le criticità legate agli 80 lavoratori che ad oggi svolgono del bidellaggio, cosa che noi reputiamo, come dire, orribile, se così possiamo pronunciare. Ecco, la nostra volontà c'è, il nostro interesse c'è. Ripeto, ci serve forse un po' più di tempo, poco tempo per trasformare un'azienda che vive in coma da 20 anni. Riconvocheremo a breve un'altra commissione ambiente per chiedere al direttore della Multiservizi delle risposte serie e puntuali a questo problema.